Un'esposizione molto particolare qui nella sala consigliare di Feletta. Sì, è stata un'occasione, visto che sono anche dipendente del comune, quindi è stata un'occasione di unire lobby e poi separare la parte professionale. È stata un'occasione importante perché è anche la prima volta che espongo le mie sculture. Cosa rappresentano le opere? Ma le opere sicuramente rappresentano un momento del vissuto, del mio passato, comunque del momento in cui vivo. C'è da dire che col tempo, poi passato il tempo, mi rendo conto del significato delle sculture, di quello che è stato. Il materiale principalmente utilizzato? Il materiale sono quasi costituite da vetro rotto, cocci di vetro, pietre, minerali. E poi adesso ho trovato l'ispirazione per una scultura con CD o con legno, e sostanzialmente è vetro quello che mi dà più soddisfazione. Come è nata questa passione? Ma è nata già da piccolo, per le pietre luccicanti, squadrate, e quindi ho sempre cercato di comporre delle figure geometriche. Quello che era cosa luccichio delle pietre, dei minerali. Un secondo artista qui nella sala consigliare del comune di Feletto con dei quadri. Sono Yusfani Mohamed, sono di Rivarolo e sono da tanti anni che sono qua, praticamente dall'89 che sono qua in Italia, cittadino italiano, e ho iniziato a fare queste opere ultimamente perché mi piace, ho un hobby. Il soggetto principale sono i paesaggi? Sì, paesaggi astratti, un misto, e poi ci sono anche le alte rilievi, per esempio adesso li vediamo, pittura su vetro, su cartoni, su tela, una diversità di tecniche. Da dove nascono queste opere? Dalla mente, dalla fantasia, dal cuore? Sì, dal cuore, dalla fantasia. E l'esposizione com'è nata, questo incontro con Frediani per esporre qui? Ma per esporre qui, una volta c'era una pittrice qua che aveva fatto questa una esposizione, si chiama Eva Galiano, che la saluto. E allora ho visto le sue opere, no? E poi lei che ha proposto al comune di Feletto di poter esporre anche qua, perché ha visto anche i miei lavori. Fino a quando si può visitare? È una settimana, dura questa mostra. Quindi oggi c'è l'inaugurazione, e c'è domani, mattina e pomeriggio. E durante la settimana, praticamente dal lunedì al venerdì, solo pomeriggio, fino a sabato prossimo.